Benvenuti a Quarta di Copertina, qui su Obiettivo News. Oggi è una puntata eccezionale, tutta al femminile. Abbiamo con noi una giovanissima editrice, Francesca Mogavero, e una giovanissima scrittrice, Emanuela Chiarottino, che conosceremo durante questa puntata. Io vi ricordo che partecipare a Quarta di Copertina è facilissimo, basta scrivere a deborabocchiardo@gmail.com per avere tutte le informazioni. Si entra con mascherina e quindi nel pieno rispetto di tutte le regole anti-Covid, e inoltre tra me e l'ospite è presente un plexiglass di protezione. Questa è una puntata particolare perché la mezz'ora canonica della nostra puntata se la divideranno appunto un'editrice e una giovane scrittrice canavesana, quindi ci saranno due esperienze a confronto all'interno della stessa puntata di Quarta di Copertina. Cominciamo con Francesca Mogavero, torinese, editrice, che da 3 anni si è lanciata in una casa editrice tutta sua. Che se ne dica delle difficoltà del mondo dell'editoria, lei ha sfidato un po' tutti i problemi e anche forse con una bella dose di coraggio si è messa in gioco in un panorama che è già molto ricco, ma in cui lei si sta difendendo molto bene con una casa editrice che si chiama Buendia Books. Come nasce quest'idea? Eccoci, intanto ciao Deborah e ciao a tutti gli amici di Quarta di Copertina. Sono felice di essere qui con voi in compagnia di Manuela, che conoscerete tra poco. Buendia, dici bene, appena spento le prime 3 candeline, auguriamoci che siano le prime 3 di una lunga serie. E una domanda che mi è stata posta diverse volte era: ma c'era davvero bisogno dell'ennesima casa editrice indipendente piemontese? Io rispondo: perché no? E Buendia nasce con un po' di follia e un pizzico di creatività e di voglia di fare. E io e la mia squadra veniamo da anni di esperienza in ambito editoriale e giornalistico, però sentivamo la voglia di uno spazio tutto nostro in cui sperimentare. La casa editrice deve essere una casa, appunto, quindi un luogo accogliente nel quale le autrici e gli autori si sentano a proprio agio, ma deve essere anche una palestra, quindi un luogo in cui mettersi alla prova, cimentarsi in generi e forme narrative differenti. In particolare volevamo promuovere l'idea del racconto, il racconto come lettura di qualità, una lettura minima perché ha un numero di pagine, una trama, un numero di personaggi limitato, però appunto non per questo meno curato. Quindi siamo partiti dall'idea di valorizzare questa forma narrativa, dandole una particolare veste grafica, che è quella delle fiaschette di cui parleremo tra poco, letture economiche stampate in carta riciclata ma di alta qualità. Da lì poi sono nati gli altri formati e a mano il progetto sta prendendo forma e sta muovendo i primi passi. In generale l'idea è di lavorare con autrici e autori a chilometro zero, quindi geograficamente vicini, loro abitano tutti in Piemonte, non necessariamente sono piemontesi di origine, ma ci troviamo a stretto contatto per seguirli in tutte le fasi del viaggio più bello del mondo, quello del libro. L'idea però è di farli viaggiare in tutta Italia. E quindi anche la varietà tematica è assolutamente infinita, si va dalla Cina al Paleolitico, dallo spazio profondo alle nostre colline locali, però appunto una vicinanza lavorativa. Ecco, quasi 40 titoli in 3 anni, un impegno importante, una distribuzione nazionale se non sbaglio. Sì. E i nostri titoli sono distribuiti da Direct Book, che è un distributore nazionale che arriva anche al più grande grossista italiano, che è Fastbook, alle librerie di catena, alle librerie indipendenti e anche sugli store online, Amazon compreso. In più abbiamo anche una distribuzione diretta in una serie di librerie amiche, con cui abbiamo un rapporto bellissimo anche per quanto riguarda gli eventi, e gli eventi, appunto, non lo nascondo, sono una parte importante del lavoro editoriale. Vale per le autrici e gli autori, ma vale anche per noi, perché è bello uscire dalla casa editrice e il banco di prova è proprio l'evento in presenza, quindi ci sono mancati molto in questo periodo. Speriamo che si possa tornare presto a presentare i libri con un pubblico in carne ed ossa in sala. Intanto io ci tengo a puntualizzare, perché sicuramente tra i nostri
ascoltatori ci saranno molte persone che hanno, come si dice, un manoscritto nel cassetto o nel computer. Quindi tutte le informazioni su Buendia Books le trovate su www.buendiabooks.it, scrivendo a info@buendiabooks.it, sui social, su Facebook, su Twitter, su Instagram e su YouTube, sempre cercando Buendia Books. Qual è la difficoltà più grande che hai trovato nel momento in cui tu hai deciso di diventare un editore? Anche questa è una buona domanda. Direi forse cercare di emergere in un panorama che è già molto vivace, perché il Piemonte è una regione molto ricca editorialmente parlando, ci sono tante case editrici, tante realtà editoriali particolari, già consolidate, già molto valide, quindi trovare uno spazio forse non è molto facile, però devo dire che abbiamo ricevuto anche molto affetto e calore. Io faccio parte, sono nel consiglio direttivo del Comitato Editori Piemonte, quindi un'associazione che raduna una buona parte di editori indipendenti locali, e devo dire che non c'è competizione, anzi c'è desiderio di fare rete. Poi ognuno di noi è molto diverso, quindi come, non soltanto come sfide, come scelte, ma anche come formati, come generi trattati, come modo di presentarsi e di valorizzare i titoli, tutti molto validi, tutti assolutamente legittimi. Quindi sì, è stata forse una paura iniziale che poi si è subito sciolta. Quindi forse la difficoltà è la situazione che stiamo vivendo, ma vale per le case editrici e per tutte le attività in generale. Certo. E voi non siete una casa editrice a pagamento, come si dice, siete una casa editrice che seleziona con molta attenzione pochi titoli, ma li segue molto bene. Per questo motivo, mi spiegavi prima di entrare in studio, voi avete dei periodi in cui raccogliete le opere dei candidati, diciamo così. Vogliamo spiegare un po' questo meccanismo a chi ci segue? Certo. Intanto appunto abbiamo fatto delle scelte molto particolari, come ti dicevo prima, appunto una scelta già geografica, quindi questo è un primo discrimine, diciamo, nella scelta di un manoscritto. Siamo una casa editrice non a pagamento e in più appunto abbiamo scelto di pubblicare un numero limitato di titoli all'anno, quindi circa poco più di una decina, per cercare di seguirli al meglio delle nostre forze e possibilità e soprattutto a lungo. In Italia oggi escono ogni anno circa 80.000 titoli, quindi circa 200 al giorno. Questo significa che la vita media di un libro nuovo è molto molto breve, ed è una cosa che non ci è mai piaciuta, perché come ripeto sempre, le buone storie non hanno data di scadenza. Quindi se noi ne pubblichiamo un numero ristretto, e questo ovviamente in fase di scelta, e la scelta è ancora più severa e rigida, riusciamo ad accompagnarli a lungo, perché è bello quando magari a distanza di mesi escono nuove recensioni, nuovi pareri da parte dei lettori. Un libro ha bisogno di tempo, deve avere l'opportunità di incontrare e di viaggiare a lungo. E quindi appunto ci crediamo moltissimo. E dicevo, la scelta dei manoscritti, e proprio per questo motivo a volte la finestra per l'invio di nuove proposte è chiusa, come in questa fase, e proprio per avere l'opportunità di leggere tutto con attenzione e valutare con cura. Quando verrà riaperta? Quando sarà possibile di nuovo presentare dei libri, proporre dei manoscritti? Al momento il nostro piano editoriale è al completo fino alla primavera del 2022. Questo vuol dire che contiamo di aprirla ovviamente prima, quindi penso che già nell'autunno 2021 sarà possibile riproporre manoscritti. Anche perché, non so se è solo una mia sensazione ed è stata la mia esperienza, ma d'estate diciamo che la presentazione del libro è una cosa che va molto meno, mentre è molto più facile presentare un libro in inverno. L'autunno-inverno è un buon periodo. Forse sì. Concilia di più il fatto di rimanere in casa, le serate sono lunghe, certo. Quindi d'estate si ha voglia di spiagge, di cose all'aperto, quindi il libro è un articolo che forse si propone di meno come certo. Evento. Però comunque i nostri libri sono anche in ebook, quindi li potete portare anche in spiaggia, in montagna, a bordo piscina. Quindi ci teniamo che le buone storie vi accompagnino in ogni momento della vostra giornata.
Buendía Books, perché la scelta di questo nome? Allora, Buendía è il nome della famiglia di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. E io e i miei compagni di avventura siamo da sempre affascinati dalla figura di Aureliano Buendía, questo rivoluzionario capace di sfuggire ad attentati, alla morte, ma conserva ancora l'incanto, quella abilità, quel talento raro di incantarsi davanti alle piccole cose, come i pesciolini d'oro. Quindi ci piaceva questa dimensione, un po' di rottura, un po' anticonformista, ma comunque ancora attenta alla dimensione artigianale. E poi in più il nostro simbolo è la farfalla gialla, e anche quello ha una ragione particolare, doppia in realtà. La farfalla gialla di nuovo ricorre in Cent'anni di solitudine, ma in Piemonte è anche molto importante e beneaugurante perché è la prima che spicca il volo quando il freddo va via. Quindi Ah, ci questo è importante. Ecco, ci sembrava come di dare un buongiorno, un benvenuto e un bentornato alla vita, alle parole. Quindi una simbologia molto forte, la Sì. scelta sia della grafica sia del nome. Ecco, voi siete in procinto di proporre nuove pubblicazioni. Vuoi parlarcene? Certo. Allora, è da pochi giorni, il 13 maggio, uscita una novelization. Che cos'è? È un racconto tratto da un film. Di solito ogni autrice, ogni autore sogna un po' il contrario, scrive un libro, poi finirà sul grande schermo. Qui è successo l'opposto, proprio perché ci piacciono le cose strane. E, Nel ventre dell'enigma, scritto da Gabriele Farina, è il racconto tratto dal terzo film del regista torinese Pupi Ohgiano. Il progetto comprenderà in realtà 6 film con relativo DVD e 6 colonne sonore su CD. Composte dallo stesso Giano e poi 6 novelization pubblicate da Buendia Books. E sono una squadra fantastica, molto affiatata, e quindi è bello lavorare anche con persone così E beh, certo. entusiaste. Il racconto, appunto, è già in distribuzione nazionale. Il 25 maggio, nel ventre dell'enigma, il film sarà proiettato in anteprima alle ore 19:30 al Cinema Massimo di Torino e in quell'occasione saranno disponibili le 100 copie in tiratura limitata che abbiamo stampato di quest'opera. Quindi la puntata di Quarto di Copertina arriva veramente al A momento fagiolo, il giusto. momento Proprio a giusto. ridosso di un evento anche molto, molto carino, molto, molto Sì, anche importante. perché il film sarebbe dovuto essere presentato a gennaio. Ovviamente, come sappiamo, non è stato possibile, quindi scalpitiamo l'idea di poter tornare in sala. Quali consigli puoi dare ai nostri ascoltatori che amano scrivere? Intanto, beh, sembra un po' un cliché, però è la verità, leggere molto. Perché leggere ti permette di immagazzinare parole, immagini, espressioni che vanno poi a chiudersi in un cassetto della mente particolare che andiamo a riaprire nel momento in cui ci mettiamo a scrivere con la penna o sulla tastiera. Quindi leggere permette anche di sciogliere le meningi, di sviluppare l'immaginazione e ricordarsi intanto, ne parlavamo con Manuela proprio prima, che tutto ciò che è arte e creatività va comunque affrontato con impegno, non va preso sotto gamba, anzi, quindi anche scrivere come la pittura, come la scultura, tutte le arti richiede anche una certa disciplina. Quindi scrivere va bene, ma puoi prendersi del tempo per riscrivere e rileggere. E poi dare sempre un'occhiata al catalogo della casa editrice alla quale si propone. Quindi no, anche questo è un consiglio che danno anche tutti i miei colleghi, non mandare quel manoscritto in giro per il mondo senza controllare come si deve, ma valutare che la casa editrice a cui lo stai mandando potrebbe essere quella adatta a te. Sì, Quindi. quindi non mandare magari un giallo a una casa editrice che pubblica soltanto didattica Esatto. o romanzi rosa e viceversa, Esatto, ecco. perché come dicevamo prima, la casa editrice è una casa, quindi anche il titolo deve sentirsi circondato da un progetto affine. Quindi ci vuole un feeling, è questione di feeling anche tra editore, autore o Mandiamo un autrice. saluto al tuo gruppo di lavoro, siete molti? In realtà ci sono io, appunto, Buendia Books è una ditta individuale, c'è un direttore editoriale che soprattutto dà un grande supporto per quanto riguarda la parte giallo-noir,
esperto di quell'ambito. E poi abbiamo tanti collaboratori, c'è Alex che è il nostro grafico, ci sono lettori. Diciamo che a seconda del progetto anche la squadra può adattarsi di conseguenza. Abbiamo un'illustratrice, Aider Bucar, che è molto brava, quindi quando ci sono libri illustrati c'è anche lei che interviene. E li saluto tutti, sono tutti preziosi, ma soprattutto ci tengo a salutare le scrittrici e gli scrittori che credono in noi, non è cosa da poco. E quindi affidarsi a una casa editrice ancora giovane per me è un grande segno di rispetto, di fiducia, e li apprezzo molto. E naturalmente tutti i lettori e tutti i membri della filiera editoriale, siamo tutti collegati. Come vive una giovane editrice come te, il fatto che non ci sia un salone del libro come tutti gli anni, che non si possa partecipare a manifestazioni, che manchi questo confronto dal vivo col pubblico in una grande kermesse? Ecco, chi mi conosce lo sa, Manuela lo potrà testimoniare. Io sono una precisina, maniaca del controllo, anche un po' irritante. Possibilmente li contatterei a tutte le ore quando vengono idee, quando dobbiamo confrontarci, ma soprattutto mi piace programmare. In questo periodo non è possibile, anzi si lavora da un giorno all'altro, giorno dopo giorno si vede come va, cosa è possibile fare, cosa non si può fare. E quindi non riuscire neanche a immaginare, secondo me la mancanza di immaginazione è terribile in questo momento, non lo viviamo facilmente. Cosa abbiamo fatto in questi mesi? Non potendoci incontrare dal vivo, abbiamo cercato di valorizzare il più possibile i nostri titoli sui social, quindi abbiamo creato delle rubriche, grazie ovviamente al supporto degli autori. Ci siamo inventati ogni giorno degli abbinamenti, quindi un abbinamento libro-cibo, libro-bevanda, un abbinamento libro-musica, libro-canzone o album, proprio per far conoscere ai lettori, sebbene a distanza, altri retroscena o aneddoti particolari della lettura. Noi magari raccontiamo molto quando siamo in fiera, raccontiamo il nostro lavoro, raccontiamo le trame. Non potendolo fare dal vivo, abbiamo cercato di farlo attraverso l'ausilio di immagini, di mini video, e speriamo però di tornare al più presto dietro a un banco. Un primo appuntamento già c'è e speriamo che venga rispettato, il 24 giugno, Portici di Portici di Carta. carta. Speriamo che quest'anno si possa fare. E noi ti aspettiamo qui per parlare ancora dei tuoi libri, delle tue novità. Adesso facciamo un cambio e sempre per motivi di sicurezza, facciamo entrare Emanuela Chiarottino e vi date il cambio sulla sedia dell'ospite di Quarta di Certo. Copertina, così possiamo continuare approfondendo quella che è invece la sua di esperienza come autrice, già al terzo libro con voi. Sì, è una scrittrice davvero fenomenale, non si ferma mai e ha tanto da raccontare e tanto da dare. Allora, conosciamo Manuela Chiarottino e io vi ricordo tutte le informazioni su Buendia Books, le trovate su www.buendiabooks.it oppure sui canali social della casa editrice, su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E sicuramente potrete ancora ascoltare questa intervista sempre sui canali social di Obiettivo News o sulle pagine Facebook. Quindi grazie Francesca, arrivederci per prossime iniziative editoriali. In bocca al Grazie a lupo. te, Deborah. Viva il lupo e buone letture. Come vi dicevo, abbiamo fatto un cambio sulla sedia dell'ospite e dopo l'editrice, una delle autrici, giustamente, Manuela Chiarottino, rivarolese ma di origine cuorgnatese, quindi canavesana, locale, diciamo così, e si occupa di servizi editoriali perché grazie alla collaborazione con Francesca Mogavero è nata anche un'attività interessante, mi sembra di capire. Una quasi counselor, quindi le facciamo gli auguri per la sua prossima attività lavorativa. È qui per presentare non una, bensì tre opere nate nell'arco degli ultimi anni, due racconti e poi un libro più approfondito che è veramente un'opera anche molto importante con un risvolto anche sociale decisamente degno di nota. Ci soffermeremo su tutte e tre. Cominciamo da quella meno recente, Tutti i colori di Byron. Di cosa parla? Un racconto, ecco, lo vedete, molto, molto stringato, ma comunque denso di significato e bello da leggere. Innanzitutto grazie di avermi ospitato, buongiorno a tutti. I due racconti sono le due fiaschette di Buendia. Il primo è Tutti i colori di Byron, il primo che ho appunto pubblicato con Francesca, ed è vincitore del concorso Barbera da leggere. La tematica di questo racconto è la libertà,
libertà vista attraverso gli occhi del nonno e del nipote che si confrontano tra loro. Quindi il nonno ricorda, è ambientato a Torino, il nonno ricorda insomma la Torino della guerra, quindi una Torino demolita, distrutta, quasi in bianco e nero. Mentre invece poi ci sarà anche questo confronto con la Torino di oggi, una Torino naturalmente in pace, colorata, dove tutti dovrebbero avere ormai quella libertà per cui il nonno ha combattuto, una libertà che però il nipote non sente ancora, si sente discriminato. E quindi ecco, da questo dialogo, da questo confronto, ci sono anche delle piccole curiosità appunto su Torino, nasce questa storia. Vedo che il libro ha il patrocinio della città di San Damiano d'Asti. Perché proprio San Damiano aveva indetto questo concorso al quale Ah, poi ecco. appunto questa storia è risultata vincitrice. Tu diventi scrittrice in quale modo? Ma, diciamo che Per scrivere quale alchimia? Perché poi è sempre un po' il caso guidare le sì, nostre scelte. ma scrivere mi è sempre piaciuto leggere, mi è sempre piaciuto scrivere. Poi diciamo che c'è stato un momento della mia vita un po' particolare, un po' difficile, e mi sono un po' sfogata con la scrittura, ho ripreso questo amore, ho cominciato un po' a scrivere le mie emozioni, ho frequentato un corso di scrittura creativa un po' per gioco, devo dire, così senza. Poi in realtà da lì ho partecipato a dei concorsi, sono arrivata finalista. Proprio lo scrittore che teneva il corso di scrittura creativa si è insomma entusiasmato per i miei racconti, tra l'altro ho scritto anche un libro a quattro mani con lui, e insomma da lì è nata un po' tutta la storia. Poi ho avuto anche la fortuna, a parte il primo romanzo in self, che adesso guardo anche un po' con tenerezza, la prima vera storia è stata poi scelta e pubblicata da Rizzoli, con il quale ho pubblicato appunto poi due romanzi, e questo mi ha un po' dato la consapevolezza che forse potevo seguire questa strada, e poi da lì è partito tutto. Facciamo un passo avanti, troviamo la custode della seta, l'altra fiaschetta, come avete insegnato che si dice, e di cosa parla? La custode della seta è un racconto che io amo definire rosa e giallo, perché c'è questa atmosfera insomma nostalgica, anche romantica, però c'è anche un piccolo giallo da scoprire, quindi in realtà non posso dire molto, però insomma c'è la figura di questa ragazza, di questa sarta che ama ripescare oggetti, vestiti vintage nei mercatini e ridare nuova vita, e uno di questi vestiti nasconde una storia, insomma è un mistero. Ecco, io li sto sfogliando, sono racconti di poco più di 30 pagine, quindi piacevoli da leggere per movimentare magari una serata, comodi da trasportare perché sono piccoli, e quindi possono anche essere una bella idea, magari comprarli tutti, quelli che Francesca Mogavero produce, e quindi tenerli per portarli con sé senza eccessivo peso in borsa. Ecco, possono Esatto. essere una bella idea a regalo. Andiamo avanti con quello che è invece il tuo libro più corposo che ci hai portato oggi, Fiori di Loto, che parla di resilienza, lo fa attraverso un rapporto di amicizia tra due donne, che si confrontano su due tipi diversi di esperienza. Una racconta l'esperienza della fasciatura dei piedi in Oriente per avere il piede piccolo, l'altra, ahimè, racconta la sua esperienza biografica, di sopravvissuta al tumore al seno. Non è un caso se il libro è sostenuto dalla Fondazione Ricerca Molinette e parte del ricavato della vendita di questo libro andrà a sostenere proprio la ricerca contro il tumore al seno. Parlaci di come è nata questa idea e di queste due figure femminili. Tra l'altro oggi l'avrete notato, una puntata tutta al femminile. L'unico maschio che abbiamo accettato è il nostro mitico regista Andrea Salavagione, che ci sopporta e ci supporta, come si suol dire. Ma devo dire che questa storia è nata in realtà da un racconto che aveva partecipato ed era arrivato poi finalista al concorso Verbania for Women, che poi in realtà ha vinto un'altra mia storia qualche anno dopo. Però era un racconto un po' sacrificato nei confini, appunto, che sono quelli del racconto stesso. E quando ho saputo appunto di Francesca nelle fiaschette con la quale ci ho collaborato, ho pensato di presentarlo. E lei subito mi ha proposto di ampliare la storia e di scrivere un romanzo. Io devo dire che non vedevo l'ora. E sono stata assolutamente felice di questa proposta perché
È una storia che appunto secondo me meritava veramente di essere ampliata perché soprattutto lei mi ha parlato qui di questo progetto della Fondazione Molnetri, Donne per la Donna, infatti è una cosa a cui tengo molto. Le protagoniste sono, come giustamente hai detto, due donne che all'apparenza sembrano molto diverse tra loro, perché una è un'anziana donna cinese e l'altra è una giovane donna. Entrambi vivono in Italia, si conosceranno per caso e proprio dalle loro conversazioni di fronte a una tazza di tè, scopriranno di avere in comune un passato doloroso. Però anche questa sensibilità, questa resilienza, che poi secondo me è una cosa tipica femminile, di attraversare un dolore e da questa esperienza negativa riuscire a emergere e a trovare una propria consapevolezza, una propria forza e una nuova vita. D'altra parte, Fiori di Loto non è scelto a caso, Beh, il insomma, fiore di loto è un simbolo già di per sé. assolutamente. Qui ha una doppia valenza perché Fiori di Loto è collegato anche a piedi di loto perché questi piedi, appunto così fasciati in questo modo, quasi diventare delle mezzalune proprio come dei petali, venivano appunto chiamati anche piedi di loto. E questo chiaramente è il lato negativo e triste perché era una vera tortura per queste donne. Dall'altra parte il fiore di loto è appunto un fiore che sembra, cioè è bello, delicato, sembra molto fragile, in realtà è un fiore che ha delle radici robustissime, che nasce dal fango, che emerge verso la luce, quindi ha un'alta simbologia anche spirituale, ma soprattutto di rinascita e di forza. Ecco, un progetto al femminile, perché oltre ad essere femminili l'editore e l'autore, abbiamo la prefazione di Mariangela Camocardi, un commento di Arianna Garrone e poi c'è un appendice a cura della dottoressa Etta Finocchiaro che si occupa proprio di tumore al seno e in questa piccola appendice parla di consigli e dettagli che purtroppo interessano questa patologia che ahimè oggi si monitora con grande facilità, ma è anche altrettanto diffusa. Quali sono i dettagli di questa collaborazione che ti sono rimasti più impressi? Ma io devo ringraziare veramente tutte quante loro che hanno contribuito a questa storia e sono molto felice di questo team femminile perché a volte dicono che le donne non sanno lavorare insieme, in realtà io non lo credo affatto. Mariangela Camocardi l'ho conosciuta proprio attraverso il concorso di Verbania for Women, di cui lei è la direttrice e comunque anche una bravissima autrice di romanzi rosa storici. Arianna Garrone è la direttrice della scuola di counseling che io frequento e la sua testimonianza e non solo dal punto di vista insomma, come counseling per capire anche a livello insomma, di sentimenti, di situazioni, se avevo espresso bene la storia, ma soprattutto una testimonianza personale, umana, perché anche lei ha avuto l'operazione al seno, lei stessa ne parla, quindi insomma, lo posso dire. E poi la dottoressa Finocchiaro chiaramente ha visto la parte, non è che sia una parte medica, ma chiaramente c'è una Più spiegazione, ci scientifica. sono dei riferimenti, perché per quanto riguarda la fasciatura dei piedi mi sono informato, ho letto libri, insomma, ho fatto molte ricerche, ho trovato anche interviste fatte a queste donne, perché non è poi così lontanissima questa cosa come si potrebbe sembrare. E quindi insomma tutti hanno contribuito ad arricchire questo Ecco, a me questo progetto. racconto della trasformazione dei piedi di queste bambine, perché poi vengono sottoposte da bambine a quest'arte del fasciamento del piede per restringerlo e rimpicciolirlo, ricorda un romanzo che si intitola Cielo Cinese. Quindi ricordo le descrizioni della protagonista del momento in cui venivano fasciati questi piedi, messi a mollo nell'acqua. Vuoi darci qualche indicazione in più per chi magari è all'ascolto ed è curioso di capire se lo hai appurato, come funziona questo fasciamento del piede per mantenerlo piccolo e deformarlo? Eh sì, assolutamente. È una pratica che io definisco appunto quasi una tortura, che è nata, adesso nel libro è spiegato sia come si svolge, sia anche la leggenda, perché intorno a questa cosa ci sono molte leggende che sono assolutamente bellissime, sono fiabesche. Questa danzatrice che danzava con questi piedi fasciati sui petali dei fiori di loto, ma in realtà la cosa era molto dolorosa perché
queste bambine che potevano avere dai 2 ai 5 anni se facevano parte di famiglie ricche, più abbienti, perché poi era una cosa trasversale, lo facevano sia le donne più povere che le donne appunto più ricche. Potevano avere anche 12 anni se facevano parte di famiglie povere, perché prima dovevano lavorare. Magari prima aiutavano la famiglia, quindi poi quando si avvicinavano un'età dal marito, ecco che veniva la fasciatura ed era ancora più dolorosa perché chiaramente il piede era già formato. Il piede veniva, le dita venivano piegate all'interno con questa, insomma, con questa pratica, a volte era la madre stessa, come ad esempio accade nel libro, che lo faceva alla figlia, ma era un gesto d'amore in realtà, perché era l'unico modo perché la figlia potesse ambire un futuro, potesse ambire un marito, che ai tempi insomma era sempre l'unica meta della donna. E quindi era una pratica decisa dagli uomini, ma che poi le donne, ahimè, se ne sono appropriate, come spesso accade, perché era per loro una salvezza. E era un modo che da un lato veniva esaltato perché la donna con i piedi fasciati aveva il piede aggraziato, quindi era più bella, e quindi il valore della donna era inversamente proporzionale alla misura del suo piede, e questa insomma la cosa assurda, addirittura da 12 arrivò a 7 centimetri e diventò un vero simbolo erotico, anche se poi il piede di per sé non si vedeva mai, perché insomma si può immaginare come fosse, quindi erano sempre fasciati in queste scarpine di raso e di seta che cucivano le donne stesse. Dall'altro però nella pratica questa fasciatura dei piedi era in realtà un modo per controllare la donna, perché chiaramente certo. Se si toglie il movimento il controllo è totale, perché queste donne non si muovevano praticamente mai di casa. Poi, come ho detto, se erano quelle più ricche, potevano avere dei servitori che magari le aiutavano, le trasportavano proprio insomma con dei lettini, ma se erano povere stavano sempre in casa. E è una limitazione fisica. Assolutamente. Ecco, io vi ricordo anche i libri, perché qui ce ne ha portati ben tre, di Manuela Chiarottino, li trovate sul sito di Buendia Books, quindi vi invito a contattare la casa editrice se non riuscite a trovare i libri. Manuela, guardiamo un po' al futuro, tu stai per laurearti per diventare un counselor, perché hai scelto questa strada? Io nasco come un'ex informatica, sono informatica che in realtà però ho sempre avuto di più questa attrazione sia verso l'arte, sia verso comunque l'introspezione, e diciamo che il counseling, che è poi una professione nell'ambito della relazione d'aiuto, è una cosa che mi ha sempre attratto e che ho conosciuto sia perché io stessa ne ho usufruito, ed è un percorso che innanzitutto devo dire che arricchisce molto la persona, quindi mi ha arricchito molto frequentando questa scuola, e poi spero anche di poterla mettere in pratica, perché è anche un modo per aiutare gli altri. Ecco, scrittrice e counselor, due mondi che sembrano intersecarsi in qualche modo. Ma in realtà sì, tra l'altro adesso proprio per la scuola ho cercato, insomma sto realizzando insomma un progetto dove unisco il counseling e la scrittura, anche perché per me la scrittura è veramente terapeutica, come dicevo mi ha aiutato molto in un certo periodo, io consiglio a tutti di riversare le proprie emozioni nella scrittura, non bisogna per forza arrivare a pubblicare, semplicemente può essere un diario delle emozioni che ci aiuta, in questo periodo devo dire che può essere veramente un grande aiuto, oltretutto anche proprio nel counseling viene usata, perché non tutti riescono a comunicare le proprie emozioni, le proprie difficoltà a voce, ed ecco che in quei casi si può ricorrere a un counseling artistico, che può essere il disegno, può essere il collage e può essere la scrittura. Bene, tu hai in cantiere qualche altra opera, qualche altro racconto, qualche altro romanzo, vuoi parlarcene? Allora, è uscito proprio da poco il Diario della Felicità, dove già proprio parlo di come conquistare queste piccole felicità e sconfiggere quindi dall'altra parte le piccole paure proprio attraverso la scrittura. Quindi ci sono questi piccoli consigli per poter appunto seguire questo percorso, questo Diario delle Emozioni, la lettera, come anche una lettera di sfogo, risolutiva, che può essere indirizzata anche a noi stessi, e ci sono anche delle pillole di scrittura creativa, perché un percorso che suggerisco è anche poi quello dell'autobiografia, quindi di scrivere le proprie radici, di scrivere di sé.
E poi uscirà un romanzo, questa volta insomma un romanzo rosa, che si intitola Guarda caso Ghostwriter, che è anche insomma una delle mie attività, e uscirà quest'estate. Bene, noi ti facciamo mille auguri e aspettiamo sia te sia Francesca Mogavero, che è stata qui oggi a presentare la sua casa editrice, per future iniziative. Vi facciamo mille auguri e teneteci informati sulle vostre future progettualità. Io invito ancora tutti i nostri ascoltatori che hanno un'opera da presentare, sia un romanzo, sia una ricerca storica, sia un catalogo d'arte, un catalogo musicale, a venire a trovarci per presentare le opere. Basta scrivere a deborabocchiardo@gmail.com, si entra con mascherina, si rispettano tutte le norme anti-Covid, tra me e l'ospite c'è un plexiglass di separazione, motivo per cui oggi abbiamo avuto due ospiti che però si sono scambiate e quindi non c'è stato alcun tipo di contatto tra una e l'altra durante il cambio. Io ringrazio appunto le nostre ospiti di oggi, vi do appuntamento alle prossime puntate e grazie per averci seguiti.